Sicuramente nella vita di un imprenditore ci sono un sacco di avvengono molti eventi, sia positivi che negativi. Soprattutto rimangono molto impressi quelli negativi, perché sono quelli che poi magari un po' ti demoralizzano. Nel mio caso non mi sono mai sentita demoralizzata, ma sono sempre stati eventi che mi hanno spinto a dare il meglio di me stessa e a migliorarmi. Uno in particolare lo ricordo quando io sono entrata a lavorare in azienda, erano i primi anni 2000, e io ho fatto un po' tutta la gavetta all'interno dell'azienda, quindi ai tempi ero partita dall'ufficio acquisti e dal controllo qualità, assicurazione, ero l'assicurazione controllo qualità, e durante un'ispezione da parte dell'ente certificatore era venuto questo ingegnere a farci questa verifica, e a fine verifica stava redigendo il documento di chiusura della verifica, dicendo che comunque andava tutto bene, e non so come su che argomento eravamo andati. A un certo punto lui ha detto che non capiva come mai gli imprenditori mettessero i figli stupidi all'ufficio acquisti. Era abbastanza palese che in quel momento io stessi facendo ufficio acquisti, perché era stato oggetto di verifica, e lì veramente in un primo momento mi sono sentita molto avvilita da questa affermazione che lui aveva fatto. Però nei giorni successivi è stato veramente un elemento di sfida per me, perché ho detto vabbè, gli farò vedere io a questo signore chi è il figlio stupido dell'imprenditore. E penso che oggi si possa anche dimostrare che si sbagliasse in merito. Per quanto riguarda invece l'evento positivo, devo sempre partire da un evento negativo che era successo intorno agli anni al 2010, quando l'azienda era già in un momento di grande cambiamento. Avevamo cominciato a prendere la gestione aziendale, la gestione io e mia sorella, e in quegli anni necessitavamo di apportare molti cambiamenti nell'azienda, nel prodotto, nel processo commerciale, perché comunque le cose non stavano andando benissimo e avevamo bisogno di ristrutturare un po' tutti i settori. E stavamo facendo l'annuale riunione agenti Italia, e questo agente non è che stesse prendendo proprio benissimo questi cambiamenti, tant'è che ci ha contestato veramente tanto durante questo evento, dicendo che stavamo sbagliando tutto, che lui non concepiva questi cambiamenti che stavamo facendo, che l'azienda sarebbe andata sicuramente in una direzione sbagliata, e di rivedere la nostra posizione. Nel 2015, durante la festa che abbiamo organizzato in occasione del 25esimo aziendale, questo stesso agente ci ha avvicinato, ci ha abbracciato e ha detto: complimenti, avete superato il papà.